Che vedete davanti a voi è una bottiglia di Boa Dicea de Victoris, una marca di cui non vi avevo mai parlato, ma in realtà è una marca che amo perché mi riporta a un periodo in cui ero molto nerd, giocavo a Dungeons and Dragons, sapete, quei giochi di ruolo. Io ce l'ho avuto sempre un po' nell'animo queste cose, e questa è una marca che trae proprio ispirazione da quel periodo, dall'Inghilterra dei primi secoli avanti dopo Cristo, in cui c'erano le guerre, l'Inghilterra era sotto la dominazione romana. E in realtà è una marca molto giovane, del 2008, è stata lanciata in esclusiva da Harrods, però è una marca molto molto interessante, infatti per fortuna che poi è diventata un pochino più distribuita, così non si è dovuti per forza andare da Harrods per comprarla. E che dire di questa marca? Allora, intanto no, del periodo, è un periodo molto interessante. Se avete visto Il Signore degli Anelli, ecco, quello è esattamente l'ambientazione. Musicalmente c'era tutto il periodo della musica New Age, Enya, Lorena McKennitt, siamo tutti in questo tipo di mood. E chi è questa Boa Dicea? Intanto, vabbè, la pronuncia Boa Dicea la pronunciamo alla latina, sarebbe Boa Dicea, ma lei viene chiamata in realtà, si chiama Boudica o Boudica. Che è praticamente una regina importantissima, perché ai tempi romani che cosa facevano? Grandi conquistatori, quando conquistavano qualcosa, come in questo caso le isole britanniche, lasciavano i regni clienti, tra virgolette, così come sono, quindi li assoggettavano al loro volere, però li lasciavano funzionare esattamente come funzionavano, come se ti comprassi un negozio e mantenessi tutto il nome, logo e tutte le persone dentro e tutto come funziona, ok? E poi però che cosa facevano? Appena moriva il regnante, allora il regno poi passava al Sacro Romano Impero. Che cosa è successo? Prasutago, questo nome me lo sono letto 5 minuti fa e ripetuto 700 volte per ricordarmelo, perché è veramente impossibile. Comunque, Prasutago era il marito di Boa Dicea. Che cosa ha fatto? Ha detto: no, non mi fregate, io infilo nel mio testamento il nome del mio successore e della mia famiglia come famiglia regnante, e quindi Boa Dicea, le figlie, così dovevano in realtà poi essere succedere a Prasutago alla sua morte. Tacito non ci sta a sua volta, e che cosa fa? Toglie non solo toglie il regno nelle mani della famiglia di Prasutago, ma anche fa picchiare Boa Dicea, fa seviziare le figlie e toglie alla popolazione tutti i prestiti che aveva concesso fino a quel momento. Al che ira incredibile della popolazione, che Boa Dicea sul suo carretto, che vedete qua, che in realtà è poi una riproduzione di una statua che sta di fianco a Westminster, poi dice, col suo carretto prende, sguaina la spada, va e si conquista tra l'altro 3 città, di cui una niente proprio di meno che Londra. E però il suo grande excursus dura poco, perché subito dopo i romani iemenano e quindi riprendono la situazione in pugno. Comunque, per l'Inghilterra ovviamente è un'icona, non solo un'icona femminile importante, anche perché ispirazione delle regine che sono venute dopo e poi anche di quella attuale, ma anche un inno all'Inghilterra e alle tre parole chiave, che sono la ferocia, la passione e la forza. Ne aggiungerei una quarta, che è l'artigianalità. Infatti, come vedete, la bottiglia ha dei dettagli stupendi, tipo questo, in stile appunto gotico, tutto fatto a mano e cotto a legna. Infatti a volte trovate anche, non so, la cosa che si scolla, perché immagino è fatto a mano, ma a volte magari chi l'ha fatto non l'ha fatto tanto bene. A parte gli scherzi, comunque sì, dichiarano essere tutto fatto a mano e anche dentro avere le materie prime il più naturali possibile, o meglio, naturali il più possibile, quando proprio non si possono usare quelle naturali, invece chimiche, ma di una concentrazione molto molto alta, e quindi un'altra persistenza. Tutte cose fantastiche per una linea, a mio avviso, di profumeria artistica.
Oltre che anche il fatto di avere dietro dei nasi, loro dicono che le materie prime derivano tutte da dentro all'isola britannica, cosa poi impossibile per alcune, che infatti dicono però essere questo andare fuori dall'Inghilterra è sopperito dal fatto che i nasi sono tutti inglesi, solo che non sono dichiarati da nessuna parte. Questa a me non è una cosa che piaccia molto. Che altro dirvi? In questo periodo comunque in cui è ambientata, diciamo, la Boadicea, The Victorious, quindi questa linea di fragranze, ci sono due filoni che si uniscono, che sono da una parte il filone della guerra, quindi questo periodo proprio tipo stile Signore degli Anelli, ti riporta alla guerra, all'oscurità, a odori terrosi, legnosi, piuttosto che verdi, quindi l'erba appena tagliata. E dall'altra parte invece è un periodo più mistico, quindi un filone, scusate, più mistico, più di odori che sanno di divinità, cioè c'era molta religiosità in quel periodo e quindi anche odori fioriti, molto impalpabili, ma anche fruttati molto delicati, polverosi. E nella loro collezione, per quanto riguarda la prima parte, vi consiglio di provare fragranze come Intricate o come Explorer. O nella seconda, se vi piace di più invece l'odore un pochino più impalpabile, vi consiglio di provare Noble o anche per esempio Glorious o anche per l'appunto Divine. Nel senso che Divine è quello, secondo me, dell'altro filone, forse il capostipite, comunque quello che incarna di più quel tipo di percezione o comunque di trasporto che si vuole dare con queste fragranze. Infatti queste fragranze forse hanno un denominatore comune che io chiamerei all'inglese rough, quindi un po' grezzo, un po' ruvido. È un po' come dire, il loro stampino, il loro marchio di fabbrica. E quindi in una fragranza tipo Divine, che invece vuole essere ed è effettivamente una fragranza celestiale, fa ancora più contrasto poi percepire questo marchio di fabbrica un pochino più grezzo. Cosa contiene a livello di note? Allora, un'architettura molto semplice, tutte queste fragranze hanno un'architettura molto semplice, si parla di aldeidi, molto naturali quindi, comunque aldeidi, mandarino, gelsomino, violetta, violetta tra l'altro è una nota predominante, infatti tra l'altro non ve l'ho detto, ma siamo sempre nella nostra, come posso dire, nel nostro filone di fragranze con note poco consuete. Ecco, la violetta in realtà forse delle poco consuete è abbastanza consueta, però è una nota interessante, perché dà proprio quella impalpabilità e polverosità, quella cipriata, inteso come proprio all'inglese, insomma, inteso proprio nel powdery, nel polveroso, e della cipria. E poi i muschi e il legno di sandalo come note di fondo. Note quindi molto semplici, ritroverete moltissimo appunto la violetta e i muschi, li sentirete tantissimo come contrasto, ma non è, attenzione, non è un profumo alla violetta, perché il gelsomino comunque corregge quella nota così marcata di violetta, infatti comunque non è la violetta, ci tengo a dirlo questo, però ha proprio il meglio della nota della violetta. Che altro dirvi? Vabbè, la fragranza è veramente celestiale, è un tripudio di sensi, è un trasporto emotivo incredibile che vi consiglio di provare. A me le canzoni di Enya, lo ammetto, piacevano moltissimo e mi lasciavo proprio trasportare e mi abbandonavo all'interno di questi orizzonti dipinti da queste voci così nobili e così, come posso dire, che ti prendono nell'animo, che ti distaccano completamente dal corpo. Questa fragranza fa esattamente la stessa cosa, quindi quando ci si vuole abbandonare, ci si vuole lasciare andare, questa è la fragranza che permette proprio di distaccarsi dal controllo dei sensi. E è divina, effettivamente il nome è così, sembra che chi l'ha composta sia stato, forse sia morto, sia stato in cielo e poi sia sceso a dare questa architettura e a creare questo piccolo gioiellino. Provatela. E altre cose da dire su questa marca, ma non saprei, nel senso vi ho detto tutto, ci sono varie collezioni.
che sono tutte a tema appunto potere, forza, eccetera, eccetera. Magari in altri video ne vedremo altre fragranze interessanti, visto che nelle collezioni ci si perde abbastanza. E poi che dirvi, ecco, invece la nota che mi ha colpito, che io non sapevo, sinceramente, soltanto sapete che faccio un po' l'investigatore privato, vado a spulciare, ho visto che il creatore di questa linea è Michael Boady, che è un parrucchiere fondamentalmente, e da parrucchiere poi, parrucchiere delle star comunque, ha lavorato con Vogue, con tante importanti testate, però, o sfilate, cose del genere, però da parrucchiere poi ha voluto fare anche il profumiere. Che dire, ci è riuscito bene, complimenti, in realtà ne abbiamo un altro che conosciamo benissimo, parrucchiere e direttore creativo, che è Sergio Lutanz, e però... Ecco, non è uno, è uno di quei casi in cui appunto le fragranze sono fatte bene, ma lui non è uno che ha studiato per fare questo mestiere. A volte ben venga anche per portare qualcosa di creativo. A me è piaciuto il fatto di che entrasse più che altro in questo mondo di riferimento, questo mondo oscuro dell'Inghilterra. Mi ha dato un... cioè non tutti lo avrebbero fatto, perché appunto non è un mondo cool o comunque un mondo patinato, ecco, è un mondo molto a sé. E lui, le ultime due note che lui lancia adesso, no, nel 2011 ha lanciato il Luminum, è stata scelta per suo immenso culo da Kate Middleton per la Gardenia, Petal Gardenia, non mi ricordo, per il suo matrimonio. Quindi infatti se si va a vedere nelle ricerche di Google c'è stato un picco incredibile a maggio del 2011, subito dopo il suo matrimonio, e poi un crollo, nel senso che evidentemente chi l'ha cercata e l'ha provata poi non l'avrà comprata in assoluto. E invece l'ultimo progetto che sta facendo è, non, questo è un nome difficile anche lui, me, peggio di Prasuta Gus, mi ricordo praticamente il concetto è il prescelto, si chiama Eclecticus, Ellitticus, Excalibur, no, si chiama, come si chiama, Eclecticus, qualcosa del genere, guardatelo. Comunque non è ancora uscito, uscirà, dicono, nel 2013, ed è un progetto appunto su prescelto, non so se sarà ispirato a Matrix, non ho idea, lo vedremo. Io spero che la review vi sia piaciuta e vi ringrazio, vi auguro ovviamente buone vacanze, state pubblicando, mi state facendo morire, ma io sono a Milano e resterò a Milano tutto agosto, vi state pubblicando mare, montagne, cose così ogni volta, però vabbè, io sto cercando di fare il turista a Milano, vedere delle cose che non conoscevo e vi spammerò con un pochino di foto come al solito. Quindi a presto, ciao! This time I want to talk about Boadicea the Victorious. This is a brand that actually was from 2008, and it was launched in Harrods exclusively. Then the year after they opened to Selfridges, and the success was so huge that they want to give it to widen the distribution to a small number of perfumeries all over the world. And this is going very, very well because in my opinion, I think that this brand is very interesting at first because of the mood that they want to convey. In fact, I love all this dark and gothic mood, like Lord of the Rings or songs from Enya or Lorena McKennith. I was a nerd when I was young, and maybe I'm a nerd also now. And I used to play to Dungeons and Dragons and to all the role-playing games. Spent a lot of hours on that kind of games, and so I love the fact that this brand want to convey this kind of mood and attitude. And to give you a small historical reference, Boadicea was a queen, one of the most important and well-remembered queen of the first ages, centuries of the after the death of Christ, and she her husband was Prostagos, which was the king, and was he, you know, the British Isles in that period were under the Roman emperors,
Emperor, Empire, sorry, was under the Roman Empire, and Romans were very smart because when they conquer a land, they leave everything. I mean, they were like, okay, this land now it's ours, but you can go and do. You can continue doing what you did before with the hierarchy, the same hierarchy, only it was a Roman land. But after the death of the king, of the local king, they put one of the Romans to be the new king. So what happened? That Prostagos wrote on his will, last will, that he wanted his family to continue. The Romans didn't agree with that, and decided to stop the loans, to give loans to that land. This make a revolution. Boadicea was the queen that led that revolution and started to conquer three cities and three lands. One was Londinium, which is the actual London, of course. Hope this was not so boring. It was not easy to explain. Maybe if you come from England, you already know it better than me. And I found it very interesting because Boadicea is a symbol. It's a symbol for all the queens that you English people have had in the history, and it's a symbol of strength, of passion, and of ferocity. And another keyword that I would like to put is the craftsmanship. In fact, this brand, as you can see, has really cool details. This is handmade, they say on the website, as they say also that the raw materials are as natural as possible. That, I think, means that when they can use the natural material, they actually use it, while in other case they use the synthetic. But they have highest concentration. In fact, I can tell you that these fragrances are very, very intrusive. This brand put together two path that conveys one in another, and that represent the brand itself. I explain myself. In a way, this period that I've just explained to you, it's a period full of wars, and so the smell that you can imagine in that period, the smell of woods, of grass, of sand, and it's this kind of smell that is in a complete is completely against another one that is smaller. There is more on the spiritual part of that period. You know, they believe in gods, they believe in the magicians, and so in this kind of in this range of fragrances you find also fragrances like this one, which is called Divine, that is on this kind of perception. I mean, the celestial, it's very, very celestial, it's divine. And in this kind of in this path you find notes like flowers, or subtle smooth fruit smell, or for example masks made by very, very easy architecture. In the case of Divine, I read, we have aldehydes, mandarin as top notes, and jasmine and violet as middle notes. Violet is the strongest one. I mean, it's not a violet fragrance, but it has the best part of the violet note. The violet note is a note that gives that powdery sensation to the nose when you smell a fragrance with that note inside. And I love it because it's amazing how
other notes that are very intense and very strong can become very subtle and powdery when you put violet inside. At the end of the fragrance you have musks and sandalwood. So, as you can see, it's a very easy architecture, but when you are going to smell it, you are going to be a sort of lost in your senses, lost in the connection with your body. It's like when you, if you love the Inia or Lorena McKennitt song, is you can feel that you're leaving your senses to feel without the reason, and you're making yourself being transported by the stream. I mean, it's like you're going to be transparent, the things are going to pass through you. I don't know if you ever tried this kind of feeling. It happens to me, especially when I was young. I was not rational, as I sadly become now, in the old age, not old adult. And it's interesting because this kind of experience is in this bottle. You can find it. It's very celestial, it's very divine, really. And so the creator is Michael Boddy, which is an hairdresser. I mean, he was one of the stars hairdresser, and he decided to also become a perfumer. I think usually I'm not so into this kind of origin. I mean, I'm not against the hairdresser, but I love specialties. So if you are good in hairdressing, stay like that and be an hairdresser. Maybe I know I'm close-minded sometimes, but I love when you are able to do, there are so many people that want to do everything, but I love when somebody focuses on only on one thing and he is able or she is able to be the best in that thing. But in this case, I'm happy that he decided to also to become a perfumer and to do this kind of stuff. Even the noses, maybe I told you, are not declared. I mean, there's not written anywhere who are the noses, and this is not good because I want to appreciate the person. Maybe I already know it, and so on and so forth. He's working on another collection, which is called Eclectimus, something like this, which means the chosen one. Maybe he took his inspiration from the Matrix, I don't know. While we have to mention him also for the Illuminum collection, which is not, of course, like Eclecticus, Excalibur, that one, part of the Boadicea, but it's another collection itself, which it became famous 2 years ago, like, you know, the royal wedding of Kate and William. It was gardenia petal. It was the perfume of this collection of Illuminum, which was used by Kate during the wedding. And if you go on Google and find a number of research, you can see a peak on May 2011, but after a breakdown on the lowest part of research. I mean, they are barely zero, because I think that maybe who researched and tried that perfume haven't appreciated. So my suggestion, maybe focus on Boadicea. It was not easy, I'm sorry, but I was not doing video from stuff from a lot of time, and so also to start speaking English again, I'm sorry for you. It was not very easy. Hope you have appreciated and understood especially what I've said, and now I think I'm gonna do other videos on this brand and the other few perfumes that I've appreciated, and stop to send and to publish a less beautiful picture of the places where you are, because I'm very envious, because I'm staying in the city in Milano, and so I'm trying to be a tourist in Milano. It's not easy, because it's not, of course, like Rome or Florence, but and I'm trying to find new sites of the city.
But anyways, I think I'll go on vacation as soon as I can. Hope you again you have appreciate and see you the next video. Bye.